Benvenute e benvenuti a Fuori Onda, una rubrica del notiziario Onda Lunga delle funambole radioattive. Scusate il gioco di parole, ma questa assonanza ci piaceva. Ricorderete che nella prima puntata di Onda Lunga vi abbiamo convogliato il messaggio di Ellen Johnson Sirleaf, l'ex presidente della Liberia. Lo abbiamo fatto con un'intenzione specifica. Volevamo puntare un faro sulla situazione di paesi più svantaggiati, in particolare sui paesi africani. E in questo senso oggi abbiamo una graditissima ospite, Gaia Baudino, che è Transition Recovery and Recovery Coordinator a Juba, nel Sud Sudan. Lei lavora per l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e siamo ben felici di averti con te. Con noi oggi Gaia. Grazie a voi. Allora, inizio io con la prima domanda. Innanzitutto, noi ti abbiamo raggiunto a Londra e non a Giuba. Sei anche tu lontana quindi dal lavoro sul campo. Ci puoi spiegare quindi la situazione in cui ti trovi? Sì, certo, sì, purtroppo io mi sono trovata a essere all'estero nel momento in cui l'emergenza coronavirus è iniziata e proprio nel momento in cui tutti gli stati avevano iniziato a chiudere le frontiere e i voli venivano cancellati di giorno in giorno. Quindi io ero fuori dal paese e mi sono trovata senza poter tornare in Sud Sudan, quindi ho dovuto ripiegare su Londra, che in cui i confini erano ancora aperti, le frontiere erano ancora aperte, e quindi mi trovo da circa 3 settimane qua a Londra, purtroppo lontana da quella che a tutti gli effetti è casa mia da 3 anni in Sud Sudan, cercando di aspettare il momento giusto per poter rientrare nel paese, che al momento non è possibile. Gaia, il Sud Sudan è il paese più giovane nella famiglia delle Nazioni Unite. Potresti descriverci un po' le condizioni generali di quel paese e quel che fai tu in particolare con gli internally displaced, Sì, vale a dire certo. i profughi interni all'interno appunto del paese stesso? Esatto, sì, hai detto bene, il Sud Sudan è lo stato più giovane del mondo, infatti ha ottenuto l'indipendenza dal Sudan nel 2011, dopo circa 20 anni di guerra con il Sudan. Purtroppo dopo solo 2 anni dall'indipendenza il paese è scivolato in una sanguinosissima guerra civile che è durata circa 6 anni. Questa guerra ha visto contrapporsi le forze fedeli al presidente Salva Kiir dell'etnia maggioritaria Dinka contro quelle dell'ex vicepresidente Riek Machar, che invece è dell'etnia Nuer. Al fine del 2018 il Sud Sudan ha firmato un accordo di pace, però l'equilibrio che tiene in piedi il paese rimane tuttora estremamente fragile e in seguito all'accordo di pace, nonostante la situazione sia notevolmente migliorata rispetto a quando io sono arrivata nel 2017, la situazione rimane comunque disastrosa. L'economia è completamente in crisi e il paese è assolutamente dipendente dagli aiuti umanitari, senza il quale non potrebbe assolutamente andare avanti. Il conflitto ha portato alla morte di più di 50.000 persone e la dispersione di quasi della metà della popolazione, sia come sfollati all'interno del paese che come rifugiati al di fuori del paese. Quindi la situazione umanitaria ed economica è assolutamente catastrofica, purtroppo in Sud Sudan. Io mi occupo di progetti di ripresa economica e di peacebuilding, soprattutto in aree, diciamo, di post conflitto, lavorando appunto con popolazioni che sono ritornate nei loro villaggi di origine, spesso o da campi rifugiati al di fuori del paese o da campi all'interno del paese. Di che numeri parliamo, Gaia? Sì, parliamo di 1,5 milioni di sfollati interni, ma in totale ci sono quasi 4 milioni di persone che sono state sfollate dalla guerra, sia all'interno appunto che all'esterno del paese. Quindi parliamo di circa il 10% della popolazione. Voi di quanti campi vi occupate? Sì, IOM ha la gestione dei 3 campi principali, dove in quello, diciamo,
in cui i numeri sono più elevati, parliamo di più di 200.000 persone nel campo di Bentiu. In questi posti appunto le condizioni sono estremamente difficili. Fortunatamente le Nazioni Unite, l'ONG riescono a portare assistenza umanitaria come l'acqua, il cibo, eccetera, però la situazione rimane ovviamente difficilissima per le popolazioni in questi campi. E una domanda che, visto che ci occupiamo di donne e diciamo in qualche modo il progetto Funambole Radioattive nasce proprio da un'associazione che è Le Funambole, che ha a cuore le tematiche di genere e la condizione delle donne, e puoi dirci se c'è una condizione diversa tra sfollate e sfollati e in che misura è diversa, in che modo tu la definiresti tale? Mm-hmm. Sì. No, certo, il Sud Sudan è un paese in cui la disparità di genere è altissima. Le donne sono state spesso le più vulnerabili a questa situazione prolungata di conflitto e di guerra. Uno dei problemi in Sud Sudan è che le ragazze, spesso bambine, anche di 11-12 anni vengono scambiate nelle loro pratiche di matrimonio, in cui di fatto si viene contrattato un prezzo di scambio che viene pagato dalla famiglia del futuro sposo alla sposa in forma di bestiame o di denaro. Quindi spesso le donne vengono proprio usate come merce di scambio, e questo è dovuto al fatto che i livelli di povertà sono altissimi nel paese, e questo porta anche a altissimi livelli di matrimonio precoce, matrimonio forzato. E quindi non a caso il tasso di mortalità materna è altissimo in Sud Sudan, e i matrimoni delle bambine, spesso molto giovani, sono anche collegati all'abbandono scolastico. Infatti le spose, anche se bambine, devono lasciare la scuola per poter provvedere al marito. Quindi le condizioni sono spesso piuttosto negative per le donne e le bambine in Sud Sudan rispetto a quelle degli uomini, di sicuro. E immagino, Gaia, che la struttura sanitaria del Sudan rifletta queste condizioni di estrema povertà. Magari ci dirai un po' qual è la situazione al cospetto di questa grande minaccia del coronavirus. E sappiamo anche che ci sono stati 3 casi documentati di coronavirus in Sudan, e purtroppo tutti questi casi, purtroppo per chi ce li ha naturalmente, sono stati importati da cooperanti internazionali. Qual è l'atteggiamento del governo e della popolazione rispetto appunto alla cooperazione internazionale o all'intervento di agenzie umanitarie quali la vostra? Mm-hmm. Sì, certo. Allora, innanzitutto diciamo che l'assistenza sanitaria nel paese è una tra le peggiori al mondo. Infatti fino all'80% è fornita dall'ONU o da ONG, quindi non dallo Stato, e i tassi di mortalità sono altissimi per malattie prevenibili come polmoniti e bronchiti. Inoltre in Sud Sudan, per quello che riguarda il coronavirus, al momento ci sono solo 24 letti in terapia intensiva e 4 ventilatori, quindi vi potete immaginare la situazione assolutamente catastrofica nel caso in cui il virus debba spingersi, soprattutto in queste situazioni molto affollate come nei campi di sfollati. La situazione al momento è particolarmente difficile perché, come hai giustamente detto, purtroppo i casi confermati di coronavirus al momento sono stati portati da membri dello staff delle Nazioni Unite, e quindi questo ha portato a reazioni xenofobe sui social media, e quindi molte organizzazioni umanitarie hanno dovuto prendere provvedimenti e rimpatriare alcuni membri del proprio staff, o comunque molti colleghi al momento stanno lavorando da casa proprio perché il sentimento xenofobo era particolarmente alto.
Questo sicuramente non aiuta la situazione in cui l'ONU e l'ONG sono assolutamente, c'è assolutamente bisogno della presenza delle Nazioni Unite e dell'ONG per poter aiutare il governo a sostenere questa crisi, diciamo, a maneggiare questa crisi. Però al momento siamo bloccati dal fatto che non siamo liberi di uscire e di fare il nostro lavoro normalmente a causa appunto del sentimento xenofobo che questa situazione ha portato. E quindi questo vuol dire che i flussi di sostegni e aiuti umanitari sono bloccati. Come sopravvivono le popolazioni nei campi? Sì, questo è il problema, il fatto che con anche la chiusura dei confini, e visto che il Sud Sudan è completamente dipendente da questi aiuti umanitari, il rischio è che di non riuscire ad avere accesso a medicine e equipaggiamento assolutamente necessario in questo momento. Uno dei problemi, diciamo, collaterali di questa crisi è che molte delle popolazioni in questi campi, soprattutto quelli informali, quindi quelli spesso non necessariamente gestiti dall'ONU, ma magari gestiti per esempio da chiese o da altre entità, gli sfollati in queste situazioni hanno dovuto lasciare questi campi e quindi ci sono stati numerosi movimenti e flussi migratori nel paese a causa appunto della paura collegata al coronavirus. Ovviamente questo rende la popolazione più vulnerabile al fatto di essere più vulnerabile alla malattia e al virus, ma anche altre dinamiche collegate quindi al conflitto e al fatto che queste persone spesso non hanno nessun posto in cui poter andare e non ci sono le risorse necessarie per poter far sì che possano reintegrarsi, diciamo, con la popolazione locale. Infatti, tornando a questo punto, a questo del conflitto, come sta vista la giovane età del paese e la lunga guerra che c'è stata, che ci hai raccontato, con questo numero impressionante di 50.000 persone che hanno perso la vita in 20 anni di conflitto? Quali possono essere le ricadute sul conflitto e sulle dinamiche sociali tra gruppi di Covid-19? Sì, questa è una domanda molto interessante perché diciamo che il rischio di violenza al momento è molto elevato e come abbiamo visto in altre crisi sanitarie come quelle dell'Ebola è molto comune che questo tipo di pandemie vada di pari passo con un aumento nella violenza. Quindi queste dinamiche, appunto, che come vi ho già spiegato, di sentimento xenofobo, il rischio che si possano ripetere anche internamente, che quindi le trasmissioni del virus a livello locale potrebbero anche servire come base per mobilitare le comunità l'una contro l'altra. Inoltre, in un contesto come il Sud Sudan, in cui le garanzie legali basate sui diritti della privacy sono praticamente inesistenti, l'assenza di riservatezza non solo aumenterà i costi sociali e la stigmatizzazione per gli individui, ma proprio per intere comunità e gruppi. Quindi potrebbe essere che intere, diciamo, tribù o gruppi sociali che già sono stigmatizzati vengano ancora più stigmatizzati a causa del virus. Inoltre può anche essere che nella misura in cui la libertà di movimento diventerà più limitata, ci potrebbe anche essere una riduzione nel livello di interazione tra le comunità e quindi aumentando anche i livelli di sospetto e, diciamo, andando a verificare le divisioni etniche e politiche che già esistono in un paese come il Sud Sudan, che è estremamente fazionato e esce adesso da una situazione lunghissima di conflitto.
E Gaia, in questo contesto, in questa cornice, questa magari è una domanda irrilevante, ma visto che i corridoi umanitari sono bloccati per il momento, visto che quindi gli aiuti non arrivano con la stessa cadenza del passato, in che modo la comunità internazionale può aiutare i più vulnerabili, in particolare le donne? Sì, certo. Diciamo che forse la cosa interessante di questa pandemia in Sud Sudan, ma un po' come in tutto il resto del mondo, è che offre anche la possibilità di, diciamo, di unirsi di fronte a una minaccia comune. E quindi se gestito correttamente potrebbe anche portare a un miglioramento della fiducia, della coesione sociale e quindi delle condizioni per una migliore stabilità a lungo termine. Quindi la mia speranza è che, visto che il Sud Sudan è stato per molti anni estremamente diviso a livello etnico, questa sia un'occasione per la popolazione del Sud Sudan di sentirsi veramente unita nella lotta contro questo virus. Un altro aspetto interessante è forse anche il fatto che questa crisi ci offre un'opportunità, direi piuttosto unica, di contemplare delle nuove modalità di attuazione dei progetti, soprattutto per quel che riguarda la localizzazione e lo sviluppo delle capacità degli attori locali, delle ONG locali. Vista la necessità che in questo momento tutte le agenzie hanno di ridurre l'impronta operativa e anche per, diciamo, sfruttare la fiducia che questi attori già hanno nel contesto locale. Quindi penso che ci attenderanno di sicuro dei mesi molto complicati, in cui molto probabilmente dovremo veramente ridefinire e ripensare, la nostra intera programmazione umanitaria alla luce di questa emergenza, però penso che ci offra anche appunto una grande occasione di poter sfruttare questa crisi in maniera positiva. Quindi quello che stiamo cercando di fare in questo momento è proprio questo, quello di lavorare con attori locali, soprattutto per quel che riguarda la messaggistica, sia a livello di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione, sui metodi di prevenzione, ma anche su queste tematiche relative alla coesione sociale e alla pace. Quindi questo è uno degli importanti progetti che stiamo mettendo in atto in questo momento. Gaia, grazie per questo spiraglio di fiducia. Noi ovviamente ti auguriamo di tutto cuore, in bocca alla lupa. Ah, speriamo che Grazie. non morda. Grazie a voi. Speriamo di rivederti Grazie. presto. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.